Niente da fare, neanche Francesca Cipriani è riuscita a strappare un bacio a Walter nudo. Ilary Blasi ha incoraggiato la coppia al Grande Fratello VIP, ma tra i due non è arrivato neppure il bacio a stampo. Ecco perché in studio è Alfonso Signorini che vuole dimostrare come si fa. L'opinionista è pronto a mostrarlo proprio con Ilary Blasi ed ecco che, in diretta, arriva il bacio tra i due, al sapore di fragola, fa notare il giornalista. Bravo Alfonso, così si fa. Ammette la conduttrice, che non è la prima volta che riceve un bacio sulle labbra dal suo compagno di avventura. Intanto, la Blasi chiede un bacio anche in casa da parte di Giulia Provvedi, magari proprio a Walter nudo, ma la ragazza si rifiuta poi glielo dici tu al mio fidanzato? Quello mi lascia. Sbotta la Provvedi che, alla fine, bacia sua sorella Silvia. Punto entra nella casa e svela i gossip del momento. Punto Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 2018. Il giornalista ed opinionista del reality show di Canale 5 ha attraversato la porta rossa del GF VIP 3 con la padrona di casa Ilary Blasi per fare una sorpresa ai concorrenti. Una volta all'interno della casa, Signorini e la Blasi hanno salutati i concorrenti che per l'occasione sono stati frizzati dal GF. Dopo i saluti iniziali, la Blasi è uscita dalla casa lasciando Signorini con i concorrenti. Il giornalista allora si è lasciato andare raccontando alcuni retroscena e curiosità, in particolare l'opinionista del GF si è avvicinato a Silvia Provvedi dicendole che Corona ha un nuovo amore. Signorini, infatti, in questi giorni ha lanciato dalle pagine del settimanale Chi lo scoop della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento, una notizia bomba di cui la ex Silvia Provvedi non è ancora a conoscenza. Come reagire la cantante delle Donatelle? Corona vs Monte. Alfonso Signorini ci aveva visto giusto su Francesco Monte? L'opinionista del Grande Fratello VIP 3 tempo fa aveva parlato di un presunto interesse da parte dell'ex tronista verso Silvia Provvedi ed adesso forse abbiamo scoperto la sua fonte. Fabrizio Corona è infatti ritornato a parlare della sua ex fidanzata, ma questa volta puntando il dito contro Monte. In una chiacchierata con il sito Ilo, l'ex re dei paparazzi ha infatti svelato che il concorrente lo avrebbe cercato più volte al telefono, ma che lui non avrebbe mai risposto. Si sarebbe inoltre spinto oltre mandando un SMS alla Provvedi, chiamandola piccolina. Un dettaglio che secondo Corona avrebbe nascosto un secondo fine, un interesse nei confronti della ragazza. Sarà davvero così? Intanto l'ennesima bomba è stata lanciata, ma questa volta Corona potrebbe aver aiutato Signorini a risollevare un po' le sorti del reality. Alfonso Signorini, Grande Fratello VIP, tutti gli inquilini contro di lui. Sono ore bacchettate per Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP 2018. I concorrenti non hanno digerito alcuni suoi appunti velenosi durante la scorsa diretta, primo fra tutti Andrea Mainardi. Il cuoco non ha digerito di essere stato messo in ombra, inquadrato come uno dei concorrenti più invisibili della casa. Senza la cucina quindi lo chef sarebbe quasi inesistente, parole dure, ma che corrispondono ampiamente a quanto si dice sui social. A nulla è servita la spiegazione successiva di Signorini, che ha fatto notare ai concorrenti come le sue parole siano mirate ad aiutarli e sostenerli, non ad affossarli o a processarli. Il riferimento in particolare era diretto ad una frase di Benedetta Mazza, che si è lamentata durante una delle pause dalla diretta, per esternare il suo disappunto.
gli unici che sembrano aver intuito l'intento dell'opinionista sono Jane Alexander e Walter Nudo, entrambi infatti hanno riferito a Mainardi che Signorin voleva solo spingerlo all'azione oppure permettergli di andare un po' più a fondo, mostrare un suo lato ancora più profondo della sua personalità. Francesca Cipriani entra nella casa per Walter Nudo. Alfonso Signorini ha lanciato un altro scoop. Francesca Cipriani sarebbe pronta ad entrare al Grande Fratello VIP 3 per Walter Nudo. Non è la prima volta che la showgirl esterna questa sua passione per l'ex modello, per il quale è stato lanciato l'hashtag Cancelletto Una Donna per Nudo proprio lo scorso lunedì. A casa Signorini, la Cipriani ha sottolineato ancora una volta di essere pronta a conoscere Walter e che si dichiarerà apertamente, mi auguro che non pensi che sia uno scherzo, ha aggiunto ancora. A quanto pare anche Fariba Teherani, madre di Giulia Salemi, avrebbe provato un interesse per il concorrente. I punti in comune sono troppi, dal modo di parlare alla grande spiritualità, fino all'attenzione per la meditazione ed altro ancora. In passato i due si sarebbero persino conosciuti ad una cena fra amici, ma la Teherani avrebbe cambiato idea nell'apprendere che Nudo cercherebbe una donna di almeno 10 anni più giovane di lui. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.